Certo, non, ovviamente, ripeto, non vogliamo lasciare i bambini con la pancia vuota perché ci divertiamo a sperimentare cose strane, non è questa l'intenzione. E il comunicato, così come l'ha detto il consigliere Pellegrini, mi spiace che non sia stato appreso nel suo significato. Noi non facciamo politica, perché potremmo dire, insomma, che anche precedentemente, allora, qualche altra amministrazione precedente l'abbia fatto, non facendo certe cose, insomma, che più facilmente sono riconducibili a un'area piuttosto che all'altra. Non è questo lo spirito, ve lo assicuro, in buona fede e nella maniera più totale. E lo spirito e il significato è quello che si legge appunto per comunicato. Ripeto, sono 5 giornate su 172. Scusi? Anche perché comunque la è stato proposto in modo assolutamente bipartisan da tutte le amministrazioni. Le modalità che cambiano. E quindi non insomma, spero che finite le polemiche sull'esito del menù vegano, ma soprattutto ecco, cos'è successo? Che essendo stato non da noi volutamente promosso e pubblicizzato prima del suo tempo, è capitato per caso perché un giornalista mi aveva chiamato in Ferragosto, cosa fate quest'anno in occasione del nuovo anno scolastico? Insomma, io semplicemente ho detto, vabbè, sono qualche cosa, abbiamo in testa, abbiamo ovviamente una certa programmazione, ma non te le diciamo tutte insieme, tantomeno il 15 di agosto. Dico, sicuramente riprenderemo con le giornate dell'integrazione, inizieremo il 1° ottobre col menù vegano. Da qui è partita un dibattito inaspettato tra onnivori e carnivori, non era e anche di religione, anche di modo e di vedute sul cibo, non era questa la nostra intenzione. E comunque personalmente ritengo che anche le motivazioni culturali, etiche e religiose siano degne di altrettanto rispetto e anche quindi perché no proponibili. Nello specifico noi abbiamo aderito a un invito della società VEGIP, cioè dell'associazione VEGIP, in occasione della settimana mondiale dell'alimentazione vegetariana, per cui in un contesto così come promuoviamo i prodotti di Libera Terra in occasione della strage di Capaci, la ricorrenza della strage di Capaci. Questo è l'unico vero significato. Quindi non è vero che abbiamo buttato via il 90%, e volevo rassicurare il consigliere, che però non vedo più, che quello di cui parlava il consigliere, non ricordo più, Luzzi, sì, parlava appunto solo del menù vegano e non degli altri menù che comunque hanno avuto tutti, compreso quello di oggi, un ottimo gradimento. Ma guardi, noi abbiamo, quando facciamo queste, no, non abbiamo fatto una misurazione oggettiva, però abbiamo il riscontro delle famiglie, dei genitori, delle scuole, degli insegnanti, i nostri stessi responsabili di zona, i nostri responsabili di zona, che non facciamo queste giornate, a fine, ma dico all'una, una e mezza, tutti ci scrivono già come è andato, in quella scuola è andata bene, in quella scuola è andata male. Cioè noi già all'una incominciavamo a ricevere le prime mail e capivamo insomma che stava andando bene la giornata di oggi, mentre col menù vegano effettivamente è stato un bollettino di guerra. Un bagno di tofu. Uno spiacevole bagno di tofu. Allora, poi volevo comunque anche dire su questo che noi alle scuole e anche in questa occasione per tempo noi mandiamo alle scuole la comunicazione e le informazioni da dare agli insegnanti e da dare ai bambini. Accade che in alcune scuole queste informazioni rimangono nel cassetto, però noi lo sforzo di arrivare a tutte le scuole in tempo utile, compreso la variazione del menù, lo mandiamo per tempo, per cui dovevano anche esporlo nelle scuole in bacheca una settimana fa. C'era il comunicato stampa e l'articolo sul giornale. I bambini non leggono il comunicato stampa. Però abbiamo chiesto alle scuole di esporlo in modo visibile nelle bacheche della scuola in modo che potessero essere detto.
di una detta al controllo che mi ha scritto oggi, ma in speciale meridionale, mi aspettavo meglio orientale, invece era una ragazza. Per quanto riguarda invece però l'abbiamo messo anche sul sito, è vero che diciamo la news sulle giornate speciali sul sito. No, ma di fatto c'è la nostra informazione sono le scuole. Ecco. E nell'occasione, e nell'occasione di questi menù speciali, ci cioè abbiamo mandato in occasione del menù vegano ancora tanto tempo prima, proprio perché c'era questa attesa, abbiamo mandato alle scuole il volantino che poi abbiamo fatto recapitare a casa con una sorta di informativa, così come facciamo tutte le volte con le scuole da dare agli insegnanti per preparare i bambini prima. Noi lo sforzo lo facciamo, se poi le scuole non si attivano, compresi gli insegnanti che hanno rilasciato dichiarazioni tipo nella giornata vegana, Radio Popolare appunto, lì sentivo un insegnante che diceva oh, oggi ho mangiato miglio, per me, non sapevo nemmeno che cosa avevano mangiato. Il motivo per cui poi l'ha detto che è stato cambiato almeno sì. Gliel'ho detto prima, sì, perché volevamo fare questo menù medio orientale con più tempo, più attenzione, più... adesso faccio rispondere al direttore generale, cos'altro manca? Allora, i piatti, no, volevo rispondere ai genitori. Allora, la mancanza di piatti in melamina è perché non riusciamo a trovare dei piatti, vero Tullio? Che abbiano le caratteristiche tecniche di sicurezza che noi riteniamo essere adeguati a venire a contatto con gli alimenti per i bimbi così piccoli. Per cui allo stato attuale preferiamo privilegiare la sicurezza sanitaria dei nostri bambini piuttosto che dare un piatto, ce ne sono tantissimi in commercio, ma queste, cioè, attualmente non riusciamo a trovarle con queste. Con queste credenziali, per cui mi dispiace forse tra una melamina che cede e un polipropilene tra le due, è meglio quello. Comunque. C'è un problema di trovarli o comprarli? Non è un problema di comprarli. Di trovarli? A noi costa molto meno comprare un piatto di melamina, per, se vogliamo fare una questione economica, a noi costa molto meno comprare un piatto di melamina che per... ignorante in materia, ciò nonostante a me viene da pensare, come si faceva una volta, se forse si chiede di cucina in cucina, perché c'è gente che forse ce li ha anche depositati lì, non so, quelli no, che guarda, possiamo... cioè, ma lei pensa che noi, cioè, ci divertiamo a spendere, nell'esempio che le sto facendo, sì. Pensa che noi siamo così incauti da spendere di più? No, io non lo so, le sto dicendo che io sono ignorante in materia. Io ho appena finito di dirle che non è un problema, cioè non ho manco accennato al problema economico, ho detto è un problema sanitario per il quale non riusciamo a trovare in commercio oggi, perché l'altra, cioè fino all'ultima scorta che avevamo in magazzino, cioè avevamo l'ultima acquista, c'era prodotti con le caratteristiche tecniche a garanzia sanitaria. Cioè, lei non ci crede? Quindi non ci sono piatti in commercio? Ma le sto dicendo, ma secondo lei, siccome costa di meno un piatto in melamina o la plastica in quantità? Posso dire la verità sinceramente, a me non interessa il costo. A me no, ma secondo me, cioè, bisogna avere l'apertura mentale di capirci tutti. Allora, di capirci, ecco, allora... Questo è il ragionamento. Loro in questo momento stanno spendendo di più per fornire le scuole di piatti usa e getta tutti i giorni. Questa è la spiegazione che sta dando. Cerco di chiarire in modo che ci capiamo. Stanno spendendo di più per fornire il piatto usa e getta, che però è scomodissimo per i bambini. Perché stanno spendendo di più per fornire il piatto usa e getta? Perché i piatti di melamina che gli propongono non corrispondono ai requisiti sanitari richiesti per gli asili nido. Requisiti sanitari che prima, dai piatti vecchi che voi avete già lì, c'erano. Quindi adesso hanno scuole scoperte che usano piatti usa e getta perché non trovano in commercio dei piatti di melamina con quelle caratteristiche. Ora uno può crederci o non crederci, però questa è in sostanza la spiegazione. Speriamo che, diciamo, visto che l'ordinativo è importante, ci sia una ditta
che si prenda, se riusciamo a trovarlo, perché noi facciamo delle ricerche di mercato, magari anche chiedere a un certo punto a qualche ditta se, visto che è un ordinativo importante, non si attivino per fare un prodotto che costa. Ma guarda, cioè, su questi materiali noi non siamo interessanti per il produttore, cioè, anche per la plastica noi non siamo interessanti. Perché anche io sono rimasta stupita, perché questo, parliamo di numeri pazzeschi che nessuna collettività tutti insieme, nel settore della plastica i nostri numeri sono insignificanti. E nel caso il vetro insangibile? Stiamo parlando di piatti. Sì, vetro infrangibile, i famosi piatti di vetro infrangibile. È pericoloso. Il nostro tecnico dei materiali, che è infrangibile non vuol dire che non si rompe, giudico tra le certo, infatti è vero, alle volte succede, cioè, il materiale più adeguato è proprio la melamina per i vini piccoli, però appunto il tema è questo, mi sono permessa di fare un discorso. Comunque c'è anche il problema invece delle cosate, almeno quella si potrebbe trovare una soluzione, visto che sono appunto anche di cosate. Ma sì, per le posate c'è il... nei nidi, l'ha segnalato più di un nido della zona che hanno problemi di inadeguatezza delle posate, di scomodità e comunque anche di numero contato, per cui se te ne cade una... sulle quantità francamente noi non credo che... non è su questo che deve essere... non lo so, adesso andiamo a verificare, facciamo un giro, cioè se ci fate sapere esattamente da quali nidi, noi facciamo poi le nostre verifiche. Sulla varietà del menù, sempre dei nidi, delle verdure, da sito istituzionale e dalle forniture che noi facciamo, ci risulta che le verdure siano di diversi tipi, abbiamo i fagiolini, le carote, le zucchine, i finocchi gratinati, i piselli, le erbette, l'insalata di stagione, cos'altro? Le zucchine, le carote, c'è una certa varietà. Questo è il menù. E noi il menù lo rispettiamo, quando capita che non dobbiamo fare delle variazioni al menù perché magari c'è una fornitura che non è arrivata nelle condizioni che doveva arrivare, oppure non arriva per indisponibilità. Capita per la frutta, soprattutto per la verdura come per la frutta quando parliamo di prodotti stagionali. Poi gli elementari invece, allora, per quanto riguarda le grammature, posso rassicurarvi sul fatto che le nostre grammature sono comunque validate dalla ASL e se andiamo a vedere nel panorama dei menu che riusciamo a trovare nei vari siti, ovviamente c'è un po' di tutto, insomma, noi siamo tranquilli del fatto che, anzi, le dirò di più, che l'ASL, veramente, cioè noi produciamo il menù con l'analisi nutrizionale e grammature alla ASL ogni cambio di menù e ci fanno veramente il pelo nell'uovo se mancano 50 grammi, 50 calorie, anzi solitamente non mancano, ma anzi sono di più di quelle che noi dovremmo dare, per cui abbiamo discusso con l'ASA sul menù giornaliero, siamo riusciti a intenderci sul fatto che non è possibile fare un discorso di questo tipo su un'occasione alimentare, ma fare una valutazione settimanale, anche perché noi stiamo parlando di 5 pasti su 14 principali settimanali, se ci aggiungiamo anche gli spuntini e le colazioni sono 35 occasioni alimentari su 35. Per cui, vero che noi dobbiamo dar da mangiare ai bambini, vero che i bambini devono mangiare e devono mangiare, però accontentare tutti è assolutamente un'operazione impossibile. E il 25% di non gradimento, questo è fisiologico, lo ritroviamo in tutte le ristorazioni scolastiche in Italia. Quindi in tema di soddisfazione, insomma, purtroppo quando parliamo di così grandi numeri di collettività, il 100%, cioè che tutti i bambini mangiano, sono perfettamente d'accordo con voi che i bambini devono mangiare, posso dire che sicuramente non è attraverso il menù scolastico che i bambini diventano obesi o diventano magri, ecco, sono altre le problematiche. Per cui sicuramente il menù, cioè il scolastico, a mio parere, deve avere la valenza
educativa e conoscitiva che poi può essere anche portata in famiglia, cioè quindi attraverso l'offerta alimentare ritengo si possa fare l'educazione alimentare. Santa Emma, allora le ricette, la sperimentazione sulle ricette alternative sulle diete è andata avanti per un bel po' con dei risultati semi soddisfacenti, nel senso sapete che abbiamo provato anche a fare dei menu con prodotti alternativi che insomma, a noi piacevano molto, ma insomma pensavamo che i bambini potessero non piacere, quindi se non è andato bene il tofu, figuriamoci il seitan, cioè non è che sarà buonissimo. No, le diete. Ma sicuramente il contributo comunque della Empati è stato, adesso che noi ci siamo un po', siamo state un po' prese anche un po' sui temi della, diciamo, più della garanzia sanitaria delle diete che sugli aspetti sensoriali, per cui ci siamo un attimo fermati, ma è nostra intenzione riprendere. Adesso abbiamo un nuovo responsabile operativo che vi assicuro è bravissimo, viene dalla ristorazione collettiva e ha una grande esperienza operativa, di quelle due settimane si è già girato 10 cucine, per dire com'è molto operativo, molto sul territorio, quindi capisce le problematiche ed è anche uno molto, diciamo, reattivo, per cui sono sicura che ci aiuterà anche sotto questo aspetto. Del menù legale l'ho detto, come aveva chiesto? Ah, l'appalto sulla plastica, perché? Dica. Quattro scuole non le ha detto, vero? Quelle scuole di pilota che abbiamo chiesto. Ah. Aspettiamo di capire quali sono. Segniamocelo, dai, facciamo sulle diete se riusciamo. No, no, sì, per quelle prime di carne, eccetera, eccetera. Quindi. Le quattro scuole, guarda, francamente non mi ricordo, credo che si no, giuro, cioè, rimando a casa. Sì. Ma io adesso non mi ricordo, mi pare che tra l'altro ne avessimo individuato inizialmente, che ce l'avamo fatto un'individuazione tempo fa, poi dopo appunto abbiamo terminato settimana scorsa con gli incontri formativi con i nostri responsabili di refettorio, prima l'abbiamo fatto con quelli delle cooperative, per cui chiusa quella fase inizierà la programmazione degli impianti pilota, ma inizieremo a gennaio. Adesso francamente non mi ricordo e non so nemmeno se confermeremo quelle quattro, perché sono state individuate anche sulla base dell'interessamento di alcune scuole. Scusate consigliere, una comunicazione di servizio solo per il consigliere. A questo punto è chiaro che il punto su Pavoni lo rimandiamo perché richiede una riflessione più lunga. Però vi chiedo di far finire di rispondere e dedicarmi poi 5 minuti al patrocinio gratuito che dobbiamo approvare, che adesso vi faccio girare la documentazione, perché altrimenti devo interrompere qua. Se vi fermate 5 minuti in più, lasciamo che anche il direttore generale risponda a quella parte di domande sugli scioperi. Allora, lascerei rispondere al direttore generale anche sulla gara che abbiamo ritirato sulla plastica. Allora, io dal nostro bilancio sociale non mi sembra che noi ci siamo presi il merito di aver levato le gas, noi abbiamo detto semplicemente abbiamo levato le gas. Discutibile, cioè non, sì, no, il mio punto di vista è che erano da levare, ma non tutto in un unico momento, perché per noi è significato economicamente un bagno di sangue, quindi l'avremmo fatto con una previsione più allora quindi le dico, noi dal nostro punto di vista avremmo fatto, cioè eravamo in corso di azione di saving, e quindi ogni azione che ci procurava un risparmio lo reinvestivamo nelle derrate, quindi la nostra intenzione era come stiamo continuando a fare, man mano che recuperiamo risorse le destiniamo al miglioramento del servizio, per cui era nostra intenzione farlo, ma l'avremmo fatto con più gradualità, insomma, in modo tale da poter avere le risorse economiche e poter far fronte a questi maggiori costi. E, cos'altro ancora? Sempre la
Santa Emma. Noi sondaggi sui bambini ovviamente li facciamo. Abbiamo quello che si chiama il laboratorio del sapore, sempre nelle scuole che aderiscono volontariamente, facciamo proprio dei test di valutazione sensoriale di gradimento del pasto. E poi valutiamo anche il gradimento dei bambini anche attraverso le segnalazioni comunque che ci arrivano in tutti i modi, attraverso il nostro punto mail Parliamoci, che attraverso la segnalazione in commissione mensa, quella della rappresentanza, e quindi diciamo, il riscontro del bambino l'abbiamo, e due volte all'anno facciamo questa chiamiamola manifestazione, il cuoco amico che va nelle scuole e parla direttamente con i bambini, perché vogliamo che sia anche il cuoco a metterci la faccia, oltre che a raccogliere le sensazioni e le richieste dei bambini, e i bambini a loro volta poter fare domande al cuoco, precisando che in qualsiasi momento, cioè anche le scuole, possono far visita alle nostre cucine. Santo Iemma 2. Sono in due, c'è un genitore e un altro consigliere. San Martini lasagne. Allora, è stato fatto il collaudo del centro cottura completo. I collaudatori hanno stralciato la posizione impianto di pompaggio per il quale erano stati trattenuti 800.000 euro, quindi noi non abbiamo pagato fino a conclusione del collaudo, e i collaudatori hanno ritenuto che l'intero impianto di pompaggio, di cui la linea lasagna è fuori contratto, se non vi sto a raccontare tutte le cose, e di cui fa parte, nel senso che se l'impianto di pompaggio non funziona il collaudatore ci dà ragione a noi sul fatto che non ha la prestazione igienico-sanitaria che serve, nel senso funziona perché porta il liquido da qui a lì, ma di fatto questo impianto non è sanificabile e quindi non ha la prestazione igienica-sanitaria richiesta di poter venire a contatto con gli alimenti. Dico, questa è un'operazione di luglio scorso, nel frattempo l'azienda ha fatto le sue riserve, nel frattempo ci siamo incontrati, nel frattempo ci hanno risposto, ma in totale noi la cifra l'abbiamo trattenuta sia della linea lasagna che del pompaggio, per cui di fatto noi abbiamo in mano 800.000 euro che non gli daremo perché il collaudo appunto non gli ha dato ragione, e adesso siamo alle battute finali: o ci fanno causa, se loro a noi, noi abbiamo chiesto che si smontino l'impianto, che se lo portino via e ripristino tutte le condizioni iniziali. In questi giorni ci hanno detto che l'avrebbero fatto, però francamente non so bene ancora cosa succederà, perché abbiamo avuto una nota veramente l'altro giorno che da una prima veloce lettura, ma l'avvocato l'ha ricevuto ieri, parrebbe insomma portare verso una rinuncia a una causa, ma su questo non ne siamo totalmente certi finché non mettiamo la riga fine. E sul progetto Bioregione, di fatto, cioè il nostro apporto è stato molto consistente il primo anno, perché abbiamo molto collaborato con loro nell'individuazione di quelle che erano le nostre esigenze, no? Cioè cosa può servire alla ristorazione scolastica. L'esempio di Piacenza non è replicabile con noi, cioè a Milano e con questi numeri, per cui le esigenze di Piacenza sono diverse dalle nostre, sono diverse da altri comuni, per cui abbiamo fatto questo, diciamo, questa attività di lavoro insieme. Dopodiché loro hanno individuato nei vari territori le zone dove vengono prodotti taluni alimenti nelle quantitativi utili alla ristorazione. Per cui hanno fatto questa mappatura e adesso siamo in questa fase. La prima fase, poi hanno fatto loro una rilevazione di quello che avanza dalle tavole dei bambini in più situazioni ristorative, e hanno fatto appunto delle valutazioni anche di quanto costa questo spreco, però è una valutazione a margine della ricerca. I panettoni, Dio mio, insomma, vorremmo fare anche un brindisi magari, se voi ce lo concedete, anche no, voi non lo fate, ma cioè, consideriamo senza più.
cattivissima, dai, ascolta, ma vuol dire che il nostro sindaco non fa una bicchierata a Natale con i dipendenti del comune? Sì che lo fa sì. Grazie. Possiamo fare Scusi, sulle segnalazioni e quindi sul riscontro delle segnalazioni. L'ultima domanda era quella. Intanto gli errori delle diete, devo dire che sì, qualcosa capita ancora, ma per lo più è successo all'inizio dell'anno, quando cambiavano le postazioni, avevano cioè dei self-service. È capitato ad esempio che dei bambini non siano stati accompagnati dagli insegnanti ai self-service, addirittura che una scuola, una classe, invece che andare sul self-service è andata sull'altro, per cui sono successe cose di questo tipo prevalentemente, non tanto gli errori da cucina. E le segnalazioni come vengono trattate? Tutte le segnalazioni che arrivano attraverso le commissioni mensa, si riferisce a quelle, quelle segnalazioni vengono raccolte dal nostro ufficio relazioni esterne e vengono classificate all'interno di un programma che classifica queste segnalazioni in base alla provenienza, alla tipologia, e quindi noi abbiamo una nostra statistica di ricorrenze di argomenti di reclami. Ovviamente tutto questo va alle responsabili di zona, va nelle cucine e quindi si chiude il cerchio. Ma verso chi ha segnalato c'è un ritorno, un riscontro, il fatto di averlo ricevuto, perché generalmente queste segnalazioni sembrano dei sassi lanciati negli stagni, cioè quindi nel vuoto. Ecco perché facevo precisamente quella domanda, quindi per sapere se la nostra la responsabile mensa, la della commissione mensa, insomma, di una scuola manda le segnalazioni. Se riceve un ritorno. Cioè, non dico di renderlo pubblico, no, per trasparenza, perché così ogni genitore può vederlo, però almeno, che so, sapere chi l'ha segnalata, sapere dell'iter. Ora magari, mi rendo conto che magari via fax è difficile, però se aveste a disposizione un sito web, magari lo stesso commissario mensa potrebbe tracciarlo. Ma guarda, ad esempio, le posso dire che quando viene ricevuto viene mandato direttamente subito al responsabile di zona, il quale comunque fornisce subito alle relazioni esterne il suo trattamento, cioè ci dice che cosa ha intenzione di fare, cosa può fare, e solitamente dà riscontro direttamente alla scuola. E in occasione degli incontri periodici con le commissioni mensa si riprendono gli argomenti e si verificano quali sono stati trattati e quali no. Facciamo che veramente non possiamo andare avanti più oltre, facciamo che le domande voi me le rimandate e io gliele rimando e ci rispondono in forma scritta, dai, perché altrimenti sono già le 22:05, siamo già fuori di 5 e suona più che altro perché suona l'allarme. Allora, la classe lo sciopero, tutti e due. Sciopero, abbiamo due situazioni. Da un lato un diritto allo sciopero costituzionalmente garantito, e dall'altro abbiamo però anche il diritto degli utenti, no, a ricevere il servizio delle giornate di sciopero in assemblea. Abbiamo aperto un tavolo, mi sentite? Con le, scusate un po', qualche problema di voce, con le organizzazioni sindacali della nostra azienda, e abbiamo trattato l'argomento. In parallelo, in occasione di un'ultima assemblea dei lavoratori, abbiamo chiesto un parere alla prefettura e alla commissione di garanzia dello sciopero rispetto alla definizione della ristorazione scolastica come servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990. Il parere è stato positivo e quindi il tavolo con le organizzazioni sindacali è ancora aperto, nel senso che nell'ultima occasione di sciopero alla fine il pasto è stato erogato un pasto di emergenza, comprendete anche un pasto caldo, un piatto caldo, e secondo la richiesta che abbiamo fatto, il parere quindi della prefettura, le organizzazioni sindacali dovranno garantire in occasione dello sciopero, ovviamente nel rispetto delle forme legittime di adesione allo sciopero,
il pasto di emergenza. Noi confidiamo di siglare con l'organizzazione sindacale, di trovare un accordo nei prossimi mesi in modo da garantire una posizione condivisa stabile. Quindi per adesso, diciamo, per il momento, ecco, questa è stata una situazione, diciamo, particolare, il tavolo è ancora aperto, noi confidiamo di chiuderlo il più presto possibile con un accordo che garantisca, diciamo, le due posizioni in modo da, diciamo, da poter erogare il pasto di emergenza e in parallelo garantire il servizio, il diritto costituzionalmente garantito. Però nel caso di sciopero del personale del comune di questo gradino, ecco, non c'entra. Non c'entra lì, se, no, esattamente, se sono dipendenti di cooperativa. Non del Comune di Milano, quindi sono dipendenti di altre aziende e loro hanno siglato anche loro un accordo, loro hanno già siglato un accordo, a quanto mi risulta, con le organizzazioni sindacali. Mentre per quanto riguarda scioperi di insegnanti piuttosto che di altro genere, ovviamente lì non possiamo fare nulla, con questo è per quanto riguarda infatti, per cui non. Il problema non si può più. Per quanto riguarda la gara della plastica, abbiamo ritirato la gara perché stavamo facendo altre riflessioni sul tema della plastica e diciamo alcune idee su quali stavamo lavorando hanno raggiunto uno stato diciamo sufficiente di elaborazione da far sì di ritirare la gara. In particolare una di queste è quella di alleggerire il peso dei piattini attualmente utilizzati, soprattutto per il piatto piano. Quindi abbiamo ritirato temporaneamente la gara perché proprio non ci siamo sentiti di continuare impegnandoci per un periodo anche consistente e anche perché, lo dico, per dar spazio ad eventuali altre idee che stiamo valutando in questo ambito. Quindi per certo quando si uscirà con una nuova gara i materiali saranno alleggeriti perché quando vogliamo lavorare in un'ottica di sostenibilità tante sono le cose che si possono fare, però innanzitutto se non si hanno soluzioni migliori si comincia a ridurre il volume dei materiali prodotti, quindi questo è il primo passo certo e poi se ci saranno altre soluzioni nel frattempo elaborate ben venga, no? Quindi la gara è leggermente diversa perché poi pensavamo appunto di fare 6 mesi più 6, cioè nel senso in modo che intanto così ci garantiamo il servizio fino alla fine dell'anno scolastico perché non possiamo sì. Fare diversamente e nel frattempo valutiamo anche la disponibilità economica. Io veramente ringrazio tutti per questo incontro perché si è svolto in un clima assolutamente di attenzione reciproca. Ringrazio sicuramente anche il personale della Milano Ristorazione, la Presidente e il Direttore Generale perché hanno veramente dato risposte puntuali e direi non elusive, che non è sempre, qualche volta ci può essere della discussione. Ricordo, non è una nota polemica, ma ricordo al consigliere Pellegrini che l'integrazione non è un fatto politico, ma è parte del programma delle scuole elementari, cioè è un obiettivo didattico che si persegue, si persegue nelle scuole. L'integrazione è un fatto assolutamente apartitico ed è conseguito ed è ricercato dalle scuole. Passo adesso, mi scuso per non potermi neanche interrompere per salutare, ma poi qua suona l'allarme e arriva sì. La guardia in cerca. Ci siamo dimenticati di chiedere se i piatti i bambini li portano da casa, se andrebbe bene, però lo affronteremo in un altro secondo momento. Chi ha altre domande me le invia e io faccio un blocchetto compresi i genitori. C'è qualche domanda che non è, alla quale non è stato risposto adeguatamente me le invia e io faccio un blocco unico e gli do i compiti delle vacanze. Per quanto riguarda il punto numero 3 quindi
quindi il sopralluogo di via Pavoni lo rinviamo perché non avremo un tempo adeguato per ragionarci sopra. Per quanto riguarda la iniziativa stasera esco e vado al teatro, è un'iniziativa, adesso non c'è qui il proponente perché era venuta ed è ritornata indietro perché l'hanno chiamata che il bambino aveva la febbre. Comunque è un'iniziativa che si è già proposta l'anno scorso ed è semplicemente, scusate per cortesia, scusate, se dovete parlare accomodatevi fuori così velocemente affrontiamo questo punto. È un'iniziativa che richiede semplicemente il patrocinio gratuito e l'utilizzo gratuito dell'auditorium Caganda, ma solo per una o due delle recite. Chiedono in sostanza il patrocinio gratuito per quelli che sono spettacoli teatrali, alcuni molto classici basati su giochi, palloncini eccetera, un altro che riguarda l'immigrazione italiana, Made in Italy, cioè quando gli immigranti eravamo noi, uno che riguarda il... grazie di tutto, grazie veramente, scusateci di non potervi salutare adeguatamente. C'è uno che riguarda il carcere minorile e uno che riguarda, è uno il classico Romeo e Giulietta. Vi chiedo quindi se siamo a maggioranza, visto che non ci siamo rappresentati tutte le forze politiche, a maggioranza diamo il patrocinio gratuito e l'utilizzo gratuito dello spazio. Vi ringrazio tutti veramente tanto. Sì, sono 1, 2, 3, 4, 8 iniziative. Sono, sì, per la maggior parte chiedono solo il patrocinio gratuito. Sì, sì. Per qualcuna chiedono l'utilizzo gratuito dell'auditorium che è grande. Okay. Io ringrazio tutti. E naturalmente vi raccomando se avete ulteriori domande. Sei ancora acceso? Aspetta che spengo, aspetta un attimo. No, aspetta che facciamo, si mettono tutti qua e facciamo ciao. Dai. La commissione si chiude.